ospite Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. Buonasera Luigi Di Maio. Buonasera. Sempre i dubbi abbiamo mantenuto, eh? Non so se ne è contento o dispiaciuto, lei va nel secondo, io nel primo. Assolutamente, buonasera a tutti. Si trova comodo su questi cubi? Direi di sì. Beh sì, lei è giovane, quindi non c'ha problemi. Ci dobbiamo abituare e adattare. Si adatta facilmente. Purtroppo. Allora, cominciamo con la scissione del Partito Democratico. Insomma, è una cosa che vi fa molto piacere, possiamo dire. Renzi ha detto che dovete ringraziarlo, perché no, non è che dovete ringraziare lui, ma insomma, chiaramente vi avvantaggia molto. Ma io spero sempre che il Movimento 5 Stelle si avvantaggi, che conquisti il consenso delle persone, dei cittadini italiani, che avvicini sempre di più attivisti per i temi che porta avanti. Di certo ci sono tanti elettori del Partito Democratico che in questi giorni incontro sono fortemente disorientati e guardano al Movimento 5 Stelle perché noi abbiamo superato lo schema di destra e sinistra e questa disgregazione dei vecchi partiti in questo momento testimonia proprio questo, a mio parere. Destra e sinistra, per quanto magari ognuno di noi ha dei propri valori che possano ricondursi a destra e sinistra, nei partiti non esistono più. Ricordiamoci che la destra ha fatto Equitalia e la sinistra ha abolito l'articolo 18. Quindi è anche chiaro che molti di quegli elettori in questo momento... Dice che guardano a voi. Voi non temete invece che molti degli elettori che hanno votato 5 Stelle... non perché convinti, ma perché non gli piaceva il Partito Democratico di Renzi, possano tornare a dare la loro preferenza a questo partito che comunque nascerà a sinistra del PD? Beh, io la vedo difficile che una persona che ripone fiducia in questo progetto politico di cui faccio parte, bellissimo, che è il Movimento 5 Stelle, possa tornare da persone come D'Alema e Bersani. Qui non c'è nessuna verginella, vorrei dirlo, nessuno faccia la verginella in questa storia della scissione del PD, perché quelli che oggi combattono Renzi sono quelli che hanno votato la legge Fornero in passato, che ci hanno fatto le leggi vergognose. Poi è arrivato Renzi che combatteva questi e ha fatto leggi vergognose come il Jobs Act, come la buona scuola, e adesso tornano quelli che quando erano presidenti del Consiglio dei Ministri o i ministri io stavo alle scuole medie, cioè torna ancora la vecchia politica. Io credo che siamo in un momento del paese in cui reddito di cittadinanza, aiuto alle piccole e medie imprese, legge anticorruzione non sono più né di destra né di sinistra, sono leggi di buon senso che si devono fare e non passano più per vecchi partiti che dicono di essere di sinistra o di destra, ma quegli schemi. Ma comunque anche voi avete non i vostri problemi, chi non ha i suoi problemi, che riguardano soprattutto la giunta Raggi a Roma, a cominciare da quelli. Le sembra per esempio opportuno che la sindaca oggi, adesso le farò vedere cosa è successo a Roma oggi, abbia detto che lei sostiene la protesta dei tassisti in un momento in cui questa protesta sta andando avanti in maniera selvaggia? Oggi sono state tirate due bombe carta e ci sono stati anche due feriti. Vediamo queste immagini. Poi le rispondo. Beh, certo, poi mi risponde. Quello è sicuro. Vediamo Alessandro Poggi. Quanto hai guadagnato oggi? 100.000? Ma le paghi le tasse? Cazzo, ma le paghi le tasse? I pezzi del merda, i riferri. Ma capito? Ma te catturato oggi? Che il governo abusivo. Governo abusivo difende l'abusivi. E che cazzo la difende? È un partito che sta regge in piedi con lo scotch, però quando si tratta di assinare si ricompatta. Ma come funziona? Io dico quel partito pensasse bene a quello che sta a fare, perché prima o poi le elezioni ci stanno. Noi non ci abbiamo più futuro. Che dice? Che dico? Che è giusto scioperare, ma non è giusto neanche creare problemi alla gente, specialmente se il motivo non è molto valido. Bloccare la città? No, no, vabbè, giusto. Lascia stare. Aspettiamo ancora qualche ora, tra poco penso. Purtroppo è dura. Per il momento hanno bloccato le nostre famiglie, poi si vede se si deve bloccare la città. Allora,
Allora, può un sindaco, un esponente politico solidarizzare con queste forme di protesta? Bombe carta davanti alla prima sede di del tutto, PD, davanti a Palazzo Chigi, precisiamo sempre feriti. Una cosa, quando c'è una protesta c'è sempre poi qualche cretino che compie atti violenti e da quelli si prende sempre le distanze. C'erano anche Forza Nuova che facevano infatti hanno preso le distanze dagli atti violenti anche coloro che manifestavano per la causa dei tassisti, ma oggi c'erano anche in piazza coloro che manifestavano contro la direttiva Bolkestein, cioè i venditori ambulanti. I venditori ambulanti. Voglio però dire una cosa, tassisti... la sindaca Raggi è scesa in piazza oggi tra i tassisti anche per chiedere di riprendere il servizio, ma qualcuno, io ho l'impressione che nessuno in questo momento si sia letto l'emendamento incriminato, cioè nel decreto c'è scritto una cosa molto semplice: finalmente si istituiscono delle norme per combattere i tassisti abusivi e i noleggi con conducente abusivi. Sì, ma quello all'inizio che voglio dire, di al di là del merito e la no, forma della protesta, con... sì, ma non si può solidarizzare con questa forma di protesta. Ma mica è andato a solidarizzare con chi tirava Molotov, no, Molotov. Noi solidarizziamo con chi chiede legalità contro tassisti abusivi, NCC abusivi, che ci sono, che c'era una norma. Che questa... ci sono lo stesso, no, voglio anche dire se una comunque cosa. Non vengono con questo che, decreto, vengono all'inizio di questo illegali. 2017, entrava in vigore una norma che finalmente istituiva più controlli. Che cosa è successo? Che in una notte al Senato, la settimana scorsa, la senatrice Lanzillotta ha detto la legalità la rinviamo di un anno. Passato ed è giusto che una categoria si arrabbi. Non ho mai sostenuto, non abbiamo mai sostenuto proteste non pacifiche, così violente, ma ci sono come state proteste pacifiche allora, oggi. Allora, sentiamo Tommaso Labate del Corriere della Sera su questo. Un passaggio secondo me che su cui non si può sorvolare. Sarà di... lei è stata abolita la differenza tra destra e sinistra, secondo me non è neanche vero, però quello che non è stato abolito, anche grazie diciamo, al vostro aiuto alla Costituzione più bella del mondo, è una Costituzione dove viene esplicitamente vietata l'apologia del fascismo. Da vicepresidente della Camera, se la sente di dire delle parole di condanna ferme al di là del merito rispetto a quello che abbiamo visto oggi, braccia tese, apologie di fascismo, proprio parole ferme e serie. L'ho già detto, prendo le distanze dagli atti di violenza, prendo le distanze perché la Costituzione, come ben diceva, si vieta l'apologia del fascismo, ma c'è una protesta sacrosanta che fa parte di quei cittadini che in piazza erano pacificamente oggi, che dicono vogliamo legalità su un settore e da un'altra parte vogliamo fermare una direttiva che svenderà il lavoro dei venditori ambulanti di tutta Italia dandolo in mano alle grandi corporazioni. Che è una direttiva europea. Che è una direttiva, la direttiva. Senta, Bortis. Lei cosa pensa dopo quello che è successo nel Partito Democratico? Che a questo punto le elezioni si avvicinino o si allontanino? Guardi, io penso che le elezioni si allontanino sempre per uno spirito atavico di alcuni parlamentari che mirano a settembre a prendere la pensione e a tenersi lo stipendio altri sei mesi. Detto questo, però, voglio fare anche un altro ragionamento politico. Quindi si allontanano a prescindere. Secondo me si stanno allontanando. Si stanno allontanando in ogni modo perché c'è questa ambizione che è legata strettamente agli interessi personali. Ma c'è un altro discorso da fare. Siamo in un paese che in questo momento ha 17 milioni di cittadini a rischio povertà, 300 imprese che muoiono ogni giorno e abbiamo 11 milioni di cittadini che hanno rinunciato a curarsi per difficoltà economiche e il partito di governo... delle due l'una, o litiga lasciando il governo o resta al governo e si mette a lavorare senza litigare. Non si può permettere quindi di trascinare questo paese nel bel mezzo di una guerra tra bande sarebbe all'interno del PD. Sarebbe meglio che restasse al governo e si mettesse no, a lavorare. No, sarebbe meglio andare comunque, a votare in guerra questo tra momento. Bande, però hanno detto gli esponenti che vanno via che il governo non è in discussione, anzi lo sosterranno e fino a e ci credo, 2000. Perché poi tutti tutto si uniscono quando si tratta sì, di non andare a votare sommato, e restare su quelle poltrone. Tutto anche a voi che dite elezioni a giugno, non mi conviene tornare alle urne rapidamente, perché quello che sta succedendo a Roma, la stessa sindaca ha detto abbiamo avuto una partenza sbagliata, adesso comunque stiamo recuperando, sicuramente avrà un peso sull'elettorato non positivo ma negativo, quindi prendere tempo. Guardi, io questa visione catastrofica la rigetto sempre sulla questione di Roma, ma voglio dire anche un'altra cosa, qui non è che è una questione di convenienza del Movimento 5 Stelle se andare a votare oppure no, c'è bisogno di una ricetta per risolvere i problemi del Paese, per una nuova ricetta servono nuove elezioni, ci illudiamo in questo momento che la nuova ricetta possano darla quelli che questo Paese l'hanno distrutto governandolo fino ad oggi con governi mai passati per le elezioni.
Ecco, ma la prova che voi state dando a Roma ha suscitato, secondo lei, qualche perplessità in giro, visto che ancora l'ennesimo assessore si è dimesso l'altro ieri e non è stato sostituito. Sulla questione dei cambi in corsa dei membri di una squadra. Sono 8 mesi che stiamo facendo. Sulla questione dei cambi in corsa dei membri di una squadra di governo, mi permetto di citare tanti esempi illustri. Anche il governo degli Stati Uniti può perdere un pezzo. Allora, guardi, abbiamo visto tante città che perdono dei loro assessori e li cambiano. Il discorso è per la città. Io penso che si stia lavorando alacremente per tagliare gli sprechi, 40 milioni di tagli, mettere in piedi i trasporti, 130 nuovi autobus e fare investimenti nei servizi essenziali, disabili e scuole. Per vedere i risultati e percepirli però serve tempo. Si sa perché si è dato 20 anni a quelli che governavano prima per fare 20 miliardi di debito. Quanto ne chiedete di tempo? Noi abbiamo un mandato. No, ma quanto ne chiedete? Un mandato per realizzare il programma su Roma. E tanti cittadini ce lo chiedono, ce lo dicono. Andate avanti perché sappiamo che è difficile, Roma è una città complicatissima. Noi siamo andati in un quartiere difficile di Roma, ma in realtà alla fine è vero, ormai sono quasi tutti difficili i quartieri. Quale di Roma. Non è? E Roma sta difficile. In una situazione disastrosa, e questo da anni, e a sentire se vi avrebbero ridato il voto, cioè se oggi andassimo a votare, voi gli abbiamo chiesto, rivotereste 5 Stelle oppure no? Vediamo come ci hanno risposto. Le posso chiedere, ha votato un Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni? Sì, sì. Dopo quello che è successo, scandalo Muraro, Marra, Raggi indagata, ha cambiato idea? No, anzi l'ho rafforzata. Per esempio Quattro Bellamonaca, in 2 giorni hanno fatto un giardino, hanno pulito le strade, hanno fatto le cose e continuano a fare. A lei oggi rivoterebbe il Movimento 5 Stelle? Sì, sì. Lei, Movimento 5 Stelle? L'ultima volta sì, però dopo mi sono pentito. Qui scandali non lo so io, se sono veri, no. Bisogna che va via. Cioè, sì, ho votato 5 Stelle, qual è il problema? Qui a Tor Bella Monaca ha visto qualche miglioramento, dei cambiamenti? Poco, ma sì. Qualcuno ha detto che qualche miglioramento l'ha visto. No, buon per loro. Lei questi miglioramenti non li ha visti? No, per niente. A lei la prova annullata, però? Sì, a voglia. Dopo tutto quello che è successo, l'arresto di Marra, la Raggi indagata, la storia delle polizze, la Muraro... Fumo negli occhi. Tutto questo è per stornare l'attenzione dai veri problemi, dai veri scandali. Rivoterebbe il Movimento 5 Stelle? Sì, assolutamente sì. Lasciamo stare le case ERP di edilizia pubblica popolare che sono proprio lasciate allo Stato abbandonato a se stesso. Mi dispiace dirlo, però non ho visto nessun cambiamento. Voterebbe il Movimento 5 Stelle un'altra volta? No. Quindi questa gliela do. Io mi fido di Virginia Raggi comunque. Già si vede un po' più di pulizia, queste cose qui sì. Però ancora bisogna fare molto. Però bisogna darle anche il tempo di fare le cose. Rivoterebbe il Movimento 5 Stelle? Certo, assolutamente. No, non ne voto più, manca 5 Stelle. Non mi piace manca la Raggi a me. Io dico chiaramente, non mi piace. Non è che sta facendo qualcosa di meglio, eh. No. Lei oggi rivoterebbe il Movimento 5 Stelle? Sì. No, aspetta. Ma la Raggi mi ha determinato in una certa simpatia, per cui rivoterei la Raggi, non il Movimento. E questo diciamo che è un'eccezione, che rivoterebbe la Raggi ma non il Movimento. Comunque ve la cavate 50 e 50, abbastanza bene. Però diciamo... Le volevo chiedere questo, andiamo al sodo. Alla fine questo stadio a Roma si fa o non si fa? Perché ieri è venuto Grillo e ha detto si farà. Con un referendum, cioè saranno i romani a decidere, ma nel vostro programma elettorale, però, nel programma elettorale di Virginia Raggi, non c'era l'ipotesi dello stadio. Come mai avete cambiato idea? Ma noi abbiamo sempre detto che i tifosi della Roma e la squadra della Roma hanno diritto ad avere uno stadio a Roma e il progetto originale non ci piaceva. Tant'è vero che la giunta Raggi, che deciderà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, è al tavolo di trattativa con la società per cercare di trovare un progetto che rispetti i valori dei nostri programmi, consumo di suolo, pericolo di dissesto idrogeologico, cementificazione del territorio, ma io credo che questo debba fare una giunta, quando eredita un progetto del passato, perché il punto non è che c'era nel programma, era nelle delibere della passata, amministrazione, quando eredita un progetto del passato deve cercare di portare avanti al massimo i propri valori, il proprio programma, per far sì che quello che è stato scritto sia realizzato al meglio. Lei è favorevole o contrario?
Ma personalmente. Io ho sempre detto che è giusto che ci sia uno stadio, però ricordiamoci che questo stadio è il 13% dell'intero progetto, cioè dobbiamo immaginare uno stadio, certo, è tutto e altri quello sei che stadi in cemento. Infatti il problema non è lo stadio, stadio ma tutto altro. Quello che sorgerà cioè, intorno. E su quello, quello c'è un grande dibattito, ma a me fa piacere perché se noi avessimo dimenticato quello che abbiamo sempre detto contro i palazzinari, contro la cementificazione, dico, contro il consumo del suolo, saremmo incriminati, ma noi oggi stiamo facendo una perché trattativa. Perché lo stadio sì e le Olimpiadi no? Voi avete detto temiamo che possano portare corruzione perché dietro le grandi certo, opere... Lì... No, noi abbiamo detto una cosa molto semplice sulla questione delle Olimpiadi. Qui si sta indebitando il Comune, perché il Comune, nessuno lo diceva e nessuno l'ha detto, doveva dare delle garanzie economiche alla realizzazione delle opere. Se poi quelli che realizzavano le opere non lo facevano a regola d'arte, ci rimettevano i cittadini romani, l'avremmo indebitato ulteriormente il Comune di Roma e mandandolo in default. Quindi abbiamo aiutato il Comune a non andare in default. Silvia Truzzi del Fatto Quotidiano. Sì, il problema della classe dirigente però della Giunta Raggi non si può liquidare così, non è stato un solo caso. No? Guardiamolo però in vista delle elezioni. Voi insomma siete, insomma, tutti dicono che vincerete voi, no? E sicuramente lei se lo augura. State lavorando in questo senso perché... sarà molto impegnativo. Guardi, io il termine classe dirigente l'ho archiviato un po', nel senso che a me piace pensare ad una generazione di cittadini che resiste in questo momento storico e prova a cambiare le cose, non per forza una generazione anagrafica, ma di spirito, di un modo di fare politica, di partecipare alla vita pubblica. È chiaro che se io devo dire che cosa ho imparato dal caso Roma, è che le squadre di governo devono essere pronte prima delle elezioni. In modo tale che i cittadini possano decidere, possano averla chiara, e il giorno dopo mettiamo in moto la macchina e cominciamo a governare. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Però dico, voi dovrete selezionare una classe dirigente, a lei non le piacerà, ma insomma così sono quelli che devono governare il paese. Il problema non è che si chiama classe dirigente, il problema è se sa o non sa governare il paese. Certo. Questa è la vera questione. Pensate di selezionare anche quella, cioè il candidato premier e i ministri col web? Cioè in base a quale criterio di competenza? Il nostro criterio per la selezione della squadra del governo in questo momento non è stato ancora approntato, ma le dico che il nostro metodo di scelta sia della linea politica del movimento e dell'individuazione anche dei candidati passa per un sistema online certificato con documenti che si chiama Rousseau. Ora, questo è un metodo, non le dico che è perfetto, ma quello degli altri... Per il governo è un po' rischioso. No, però, mi permetta, scusi, ma mi permetta, no? Noi stiamo dicendo che il capo della squadra di governo sarà individuato dai nostri iscritti. Da web. Questo metodo, non dica web, questo è uno strumento di decisione di una forza politica che è nata attraverso internet ed è diventata la prima forza politica del paese. I metodi degli altri, che io rispetto ma non condivido, sono i metodi che hanno portato con le tessere sempre gli stessi nelle istituzioni negli ultimi 30 però, anni, che ricicciano sempre. Noi stiamo sperimentando questo metodo. Che nel caso di Roma, per esempio, non si è rivelato proprio così. Ma mi scusi, ma mi faccia capire, positivo, no, mi faccia capire una cosa. Allora, alla fine il web non è detto che selezioni più efficienti e i migliori. Ma perché si continua a paragonare l'esperienza di governo di un comune all'esperienza di governo di un paese? Il paese lo cambiamo con le leggi. Il sindaco le leggi non le può fare. Poi si parla bene di Torino, ma non si dice mai allora siccome governano bene a Torino possono governare bene il paese. Poi si parla male di Roma, secondo me in maniera ingiusta, e si dice non sapranno governare il paese. Vabbè, delle insomma, due l'una, fatemi allora, capire. Torino, anche andando a vedere quelle che sono le classifiche dei sindaci, Torino è risultata la prima sindaca testa, mentre la Raggi è risultata in coda, quindi non è che certo, ma scusate, è una cattiveria nostra. Ma governare, diciamo, ma anche prima il giornalista che interveniva, io poi non voglio fare l'avvocato difensore, il giornalista che intervistava diceva, dopo tutti questi scandali, lo vogliamo dire che la cosa delle polizze è una bufala? Lo vogliamo dire che la cosa delle polizze è una bufala? Lo vogliamo dire che quel signore è stato arrestato per fatti che non riguardavano la giunta Raggi, ma la giunta precedente e nessuno l'ha mai detto questo? Allora, lei c'ha ragione a dire, vogliamo dire che quelle polizze sono una bufala perché... È venuto fuori che la terza polizza, tra l'altro, era stata stipulata 2 giorni da un avviso di garanzia nei confronti della Raggi, ma chi l'ha stipulata? Un uomo che comunque la Raggi ha voluto mettersi vicino, ha voluto portare a capo, diciamo, della Ma la procura ha detto che non costituisce reato. Certo, qui si fa sembrare che noi ci siamo intascati i soldi, 30.000 euro di polizza, noi abbiamo restituito 20 milioni di euro di stipendi in 4 anni come parlamentari della Repubblica. Ci abbiamo fatto partire 4.000 imprese e 10.000 posti di lavoro. Stiamo parlando solo di incompetenza, non di
altra cosa. Eh no, lì si parlava avrà di scandali. Avrà sbagliato a mettersi vicino a un uomo come Romeo o non avrà sbagliato? Ma tutti facciamo errori, si chiede scusa e si riparte. Ma si chiede scusa e si riparte. Non ha sbagliato. Io non voglio assolutamente che ci sia questa visione catastrofica su Roma, perché si fanno due pesi e due misure. Su di noi si spacca il capello, si pensa, si centellina ogni cosa che facciamo e diventa una cosa enorme. La giunta di Firenze ha fatto un rimpasto, qualcuno l'ha saputo? Crocetta in Sicilia ha cambiato 55 assessori in 4 anni, qualcuno l'ha saputo? No. Noi siamo gli incompetenti e poi quelli che si sono fatti bocciare il referendum, bocciare l'Italia, come le altre leggi sono quelli competenti. Io questo non riesco a capire. Comunque, voi lei ha detto grandi errori e non vogliamo ripeterli nel futuro. A quali si riferiva? Ma io ho detto semplicemente che abbiamo fatto degli errori e questi errori è giusto che per questi errori si chieda scusa e l'abbiamo già fatto. Qual è il più grave secondo lei? Secondo me in questo momento il più grave è quello che non stiamo comunicando adeguatamente quello che stiamo facendo nei nostri comuni. Allo stesso tempo io non mi colpevolizzo, non devo chiedere chissà quale scusa, perché quando si governa una città così complicata, quando noi governeremo questo paese, gli errori li faremo, solo che c'è un atteggiamento verso il Movimento 5 Stelle per cui non può passare mezza azione sbagliata, mentre verso gli altri si tollera tutto, addirittura che si facciano leggi incostituzionali, li boccia la Corte e li chiamiamo ancora statisti. Lei dice si accanisce la stampa nei vostri confronti. Questo ormai è dimostrato. Ecco, del padre di Renzi non se ne è parlato proprio, di noi siamo in prima pagina da 7 mesi e quelli che ci chiedono di cambiare le cose in 7 mesi a Roma sono quelli che in 7 mesi non hanno dato neanche le casette terremotate al centro Italia. C'ha ragione Di Maio a dire che insomma la stampa ha un'attenzione particolare nei loro confronti e soprattutto nei confronti della giunta romana, però sinceramente è vero no. Che anche con Marino saranno accaniti molto, ma sì, forse è Roma, deve essere Roma. Ma si parla di accanimento, ma basta leggere le interviste in chiaro fatte da un pezzo del Movimento 5 Stelle che si oppone alla Raggi per vedere che in realtà la questione è diversa. Però io la domanda che vorrei fare, secondo lei la stampa dovrebbe accanirsi contro il 5 Stelle e non la spiegazione proprio che darebbe a un bambino? Semplice. Allora, ci sono 3 giornali che in questo momento ci attaccano continuamente. Uno è il Messaggero, Caltagirone, gli abbiamo fatto saltare le Olimpiadi. Uno è Repubblica, De Benedetti, tessera numero uno del PD. E un altro è il Corriere della Sera, in cui c'è Mediobanca e in generale, devo dire, si porta dietro un atteggiamento culturale sbagliato. Io a questi direttori, a cui ho chiesto di chiedere scusa per la fake news che riguardava il mio SMS, la questione di Marra, questi direttori non mi hanno chiesto neanche scusa. Ma Mediobanca alla storia dell'SMS, se la ricorda, no? In cui si diceva... Sì, però le voglio dire che l'SMS è stata poi anche la Raggi a inviarlo Munco della parte... E questo chi lo dice? Lo dicono i direttori a loro discolpa? No, a me non risulta. A lei aspetti, mi faccia spiegare bene la situazione. Sì, spieghiamola bene. No, così la capiamo insieme, certo. e poi naturalmente... Allora, la Raggi ha inviato a Marra un SMS in cui lei alla Raggi diceva sì che Marra era un servitore dello Stato, ma anche che il Movimento 5 Stelle lo voleva invece togliere, cioè era favorevole a rimuoverlo. E questo poi è stato detto molto spesso, che comunque il Movimento 5 Stelle voleva rimuovere Raffaele Marra e invece lei l'ha molto difeso. Sì. A questo punto lei invia, mi corregga se sbaglio, invia un SMS alla Raggi o una chat, adesso non so esattamente cosa sia, in cui lei gli dice queste cose, però a Marra da parte della Raggi arriva solo quella parte positiva nei suoi confronti e non quella in cui invece lei dice noi vogliamo toglierlo, noi non ci fidiamo di lui, siamo favorevoli a mandarlo via. Questo ormai lo decideremo, questo ormai lo vedremo in tribunale perché ho querelato quei giornalisti e mi dovranno risarcire, ma detto questo... Quell'SMS, i direttori si scusano dicendo noi abbiamo avuto solo una parte frammentata, ma mi potevano chiamare e io gli avrei fornito l'SMS originale, invece mi hanno sbattuto in prima pagina facendo credere che io difendessi uno che sta in galera, è vergognoso quello che è stato fatto. Questo c'ha ragione, perché dovevano chiamarle e dire risulta questa roba qui e invece è andata come è andata. Allora vediamo, e che naturalmente non fa piacere, vediamo come, ecco però guardi. No, facciamo vedere proprio i piloni che si alzano, che così è più semplice, perché quella scrittina lì non si capisce niente. Vediamo quei due piloni che si alzano. Allora, eravamo partiti da quanto? Favorevoli a Luigi Di Maio. Favorevoli a Luigi Di Maio il 57% del nostro pubblico, contrario il 43%.
5%. Quindi alla fine, insomma, questo sentiment, come viene detto, come l'avete? Cioè questo sondaggio emotivo, è sceso alla fine prima. Però era molto più alto, è sceso alla fine. No, era rimasto così più o meno. Questo sentiment, diciamo che abbiamo, abbiamo superato il 40%, diciamo così. Beh, questo l'hai qui, poi bisogna vedere cosa succederà. Sto scherzando, abbiamo fatto una battuta. Però comunque, insomma, in ogni caso ha convinto quella parte dei telespettatori, o perlomeno emotivamente si sono sentiti vicino a lei. Allora, grazie davvero grazie a Luigi Di Maio, grazie per essere stato con noi, lei esce da quella parte. Grazie.